Allora, IMA International è un momento molto importante per la nostra azienda, come per tutte le aziende del nostro settore, perché è un momento in cui incontriamo clienti che abbiamo già acquisito e clienti potenziali internazionali che vogliamo acquisire. Diciamo che questa è una fiera che raccoglie maggiormente un cliente potenziale europeo, però ci sono molte delegazioni dal Far East e anche molte delegazioni da altri paesi del mondo, Guatemala, insomma Centro America. È diventata l'EIMA, penso, per importanza la terza fiera internazionale in Europa, dopo Hannover e Parigi. Detto questo, la ditta Celli esporta il 60% della propria produzione, quindi è estremamente importante questa fiera. I nostri obiettivi attualmente, serviamo 60 paesi nel mondo. I mercati più importanti sono l'Oceania, in Europa molto importanti sono Spagna, Francia, Germania, Olanda, Scozia. Siamo presenti ovunque. Gli obiettivi futuri, del futuro tra l'altro immediato, sono il sud-est asiatico, gli Stati Uniti e il Centro America. Quindi ci stiamo già attivando per penetrare quei mercati. Inizieremo a far fiere, adesso la prossima sarà la fiera di Bangkok a cui parteciperemo in marzo, e altri eventi che stiamo seguendo proprio per aumentare la nostra quota di mercato all'estero. Quindi ecco, Celli è un'azienda votata principalmente all'export, non dimenticando comunque, non tralasciando anche il mercato nazionale.